Noi siamo in grado di essere soli tra milioni di persone ed essere uniti pur essendo soli, perché non esistono nella nostra vera essenza la molteplicità e l'unità come parametri differenti e distanziati tra loro. Essi sono limiti della nostra coscienza e della nostra mente umana, non della nostra coscienza e della nostra mente divina. Noi siamo in grado di essere soli tra milioni di persone ed essere uniti pur essendo soli, perché non esistono nella nostra vera essenza la molteplicità e l'unità come parametri differenti e distanziati tra loro. Essi sono limiti della nostra coscienza e della nostra mente umana, non della nostra coscienza e della nostra mente divina. Noi siamo in grado di essere soli tra milioni di persone ed essere uniti pur essendo soli, perché non esistono nella nostra vera essenza la molteplicità e l'unità come parametri differenti e distanziati tra loro. Essi sono limiti della nostra coscienza e della nostra mente umana, non della nostra coscienza e della nostra mente divina.